Eccolo qua. Quello onesto che hanno fatto fuori subito, che rompeva troppo le palle. E qua quello un po' meno onesto, che è durato 30 anni perché doveva fare una serie di servizi a chi comanda. Esattamente. Allora, volevo dire che ci ritroviamo qui, cari amici, dopo un anno e mezzo da quando abbiamo fatto l'ultimo video, per dire che gira e rigira la ruota della fortuna è sempre la stessa. Morto un papa, ce ne fa un altro, e se un papa non riesce a morire, capito, perché sai, la tazzulilla lo mettono in pensione, la tazzulilla e caffè, la tazzulilla di qualcos'altro, una iniezione soverchia di un antidiabetico o di insulina, capito, e allora non lo puoi fare perché poi muoiono tutti, allora l'hanno messo a riposo. La logica, una logica di potere di fronte alla quale noi ci inchiniamo, perché anche da questo punto di vista dobbiamo dare ragione al nostro caro amico che si fa chiamare Jacques Vandeano, il quale ci dice che il sistema di potere della Chiesa è un esempio tipico del potere reale. Se c'è qualcuno che applica le regole fisse del machiavellismo e del guicciardinismo, è il sistema clericale che fa capo a San Pietro. Tra l'altro, d'altra parte, il principe era destinato al figlio del Papa, non a uno qualunque. Perfetto, perfetto. Tu hai fatto un collegamento eccezionale, perché è quello che doveva essere fatto, ma in questo momento mi sfuggiva. Era dedicato, però il grande studio sviluppato da questi grandi uomini che non avevano peli sulla lingua, tra l'altro i primi poi a denunciare queste persone per aver detto la verità sono stati i propri preti, quello ricordiamocelo bene. Allora, la cosa importante da aggiungere è questa, una frase del nostro amico Jacques Vandeano che mi è molto piaciuta, perché diceva questa frase. Vandeano è il soprannome, diciamo, preso dall'appellativo Vandea. Esattamente. Spieghiamolo, perché la Vandea è la controrivoluzione. Esattamente. Diciamo, cruenta. Controrivoluzione cruenta che è durata ben oltre i tempi di Napoleone, pochi certo. Lo sanno, certo. Perché tutti si sono fermati al famoso libro di Victor Hugo, tra l'altro molto interessante, intitolato 1793, che è stato l'epicentro delle stragi che avvennero in Vandea. Però tutto il resto è altrettanto valido, e la Vandea esisteva e proliferava a metà dell'Ottocento. C'è ancora adesso, quindi ti immagini un po' se non c'era prima. La cosa che ha detto Jacques Vandeano, ricordiamoci che il nome Jacques Vandeano è praticamente Jacques da Jean-Jacques Rousseau, oppure Jacques da Pauvre Jacques, e Vandeano appunto dalla Vandea. L'idea è stata molto, molto interessante di questo nostro giovane amico filosofo, il quale appunto ha anche sostenuto una tesi importantissima, che praticamente che il Dio di Israele è stato portato a Roma ed è stato conquistato da Roma, per cui la verità vera è il sistema di potere della Chiesa Cattolica, che prende come espediente, come forza originaria, il Dio di Israele, che è, oddio, voglio dire, il Dio di Mosè, il Dio mosaico, il Dio della Bibbia, chiamalo come cacchio ti pare. E invece lì c'è stata un'autentica conversione, perché il Dio di Israele è stato convertito a Roma. Questa è la cosa vera. Convertito ai preesistenti culti che esistevano già a Roma, e a cui ha fatto riferimento ed ha integrato all'interno di questa nuova dimensione filosofica e ideologica. Per cui che ne dicono sulla realtà dell'esistenza di Gesù Cristo, che intanto per noi, intanto Gesù Cristo intanto è reale, quanto è reale Ulisse, quanto è reale Enea. Ma esattamente sotto lo stesso, hai fatto un parallelo perfetto,
sotto la stessa valenza morale, creativa, sì, istituzionale, fondante dei valori europei, esatto, non i cristiani, ma i valori europei. Non ci scordiamo mai l'epopea di Ulisse e di Enea, che sono le basi anche della fondazione di Roma. Esattamente. Della mitologia della fondazione di Roma. La grandezza veramente eccezionale di quel grandissimo poeta che è stato Virgilio, che ovviamente, certo, la poesia di Virgilio non è quella delle Ecloghe, è quella che ha fatto sì che Dante scegliesse Virgilio come propria guida alla discesa agli inferi. Allora, la difesa agli inferi, ricordiamocelo bene, ha riguardato Orfeo, ha riguardato Ulisse e ha riguardato Enea. Dopodiché si sono inventati che Gesù Cristo sia disceso agli inferi. C'è stato 3 giorni, poi quando è scattato il 3° giorno, chissà dove lo vedeva la data, poi è risolto, sono affari loro e a noi ce ne frega niente. Però ci sono queste similitudini molto importanti, non ce ne voglia... Ma non è una similitudine, è un'apologia, è una serie di apologie che concomitano ad una stessa fine. Quando uno dice dopo, cioè, l'uomo che vince il male. In un recente incontro in cui io ho visto come partecipante Odifreddi, Pier Giorgio Odifreddi, si è parlato di tante cose, si è parlato anche della validità dei Vangeli, in quanto i Vangeli sarebbero, intanto sarebbero realistici e veri, concreti. Ma la trasposizione di uno dei Vangeli non parla proprio nemmeno della risurrezione, oltretutto. Allora, per loro è, dice, un indice che sono veri. Ma qualunque sia la cosa, su 4 Vangeli uno non lo cita, e chi se ne frega, ma quelli che lo citano dicono sempre, fa parte del credo, che Gesù Cristo è risorto dopo 3 giorni. Allora mi devono dire che cosa, dov'è il conteggio dei giorni? Questi giorni erano 24 ore o quant'altro? Chi conteggiava i giorni e perché erano 3? Dopodiché un saluto a questi cari personaggi che hanno ancora la bellezza di vestirsi come gli antichi romani. Ricordiamocelo bene che questi sono colori che caratterizzavano il porpora, il rosso porpora, che caratterizzavano il potere a metà tra il sacerdotale e il civile, dei senatori romani, non dimentichiamo. Meno la papalina, che è di derivazione sicuramente ebraica. Ma levagli la papalina e uno diventa decente, cioè diventa, vabbè. Citabile. Anche questa volta abbiamo fatto il nostro scoop. Tu scoop o non scoop? E salutatemi la Madonna. Ma tu scoop o non scoop? Ma dipende da che cosa intendi.